io vi dico che questo video è maledetto. Voi ci credete? Beh, io mi fiderei e vi dico, per spezzare questa maledizione, se non volete che la maledizione ricada su di voi, su tutta la vostra famiglia, dovete lasciare un bel mi piace e condividere questo video. Io, ripeto, ve lo consiglio spassionatamente. Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Cicero89. Siamo tornati in questo nuovo video. Vero o falso? Si può fare o non si può fare? Comunque questi video che girano su TikTok, che sicuramente Michele prima ha fatto vedere in questo momento, prima non ne ho idea. Cotti in una sola padella. È vero che si possono fare? Viene davvero il risultato? Io già lo so, perché già l'ho mangiato due volte, dato che questo video è la terza volta che lo registriamo. Sicuramente un bel pollicione in su. Vi ricordo che se volete ho un profilo di TikTok, CiccioGamer89, mi sembra, comunque ce l'ho, c'ho pure lo spuntato, quindi sono verificato. Venitemi a trovare lì. Allora, oggi facciamo questi spaghetti. Gli spaghetti all'italiana, infatti quello là sicuramente è un video americano, dove per l'appunto loro mettono tutto dentro una padella con il coperchio. Mi raccomando, il coperchio è fondamentale. E dovrebbe uscire fuori questa ricetta. Allora, dato che mi si è cancellato il pezzo di video per l'appunto dove facevo la intro, dove facevo vedere gli ingredienti, dove facevo vedere la prima fase, andremo a fare questa fase qua in questo video. Se non Michele mi rompe le scatole perché già hai editato il video. Michele, non si fa, non si fa. Se mancano i pezzi di video, non è che poi io li posso magicamente ritirare fuori? E tanto non la taglia sta parte, maledetto, io te conosco a te, eh? Fuochi d'artificio, così te impari. E per farvi vedere che in questo video c'è anche della magia, in questo momento farò apparire davanti a me la brocchetta dell'olio. Sim, sala, boom. Ah, proprio, mamma mia, tanto so che questo non sei mica. Allora, Veronica, una brocchetta dell'olio. Ah, te la devo mettere? Sì, tu madre, mi metti la brocchetta dell'olio davanti? Tanto mi quelle toglio. Ok. Quindi dopo aver fatto apparire questa brocchetta d'olio in una maniera incredibile, super professionale, oserei dire, regà, è semplice, andiamo a accendere la nostra induzione, il nostro fuoco, lo metto medio-alto, ci vado a mettere un goccio di olio. Cosa ci serve per questa ricetta? Cioè, in realtà qui dipende quello che vi piace a voi. Perché io ci metto del basilico fresco, del pomodoro, della cipolla di Tropea, della passata di pomodoro, l'aglio tagliato a fettine, un po' di porro, altro pomodoro perché ne ho tagliato tanto, e infine del tonno sgocciolato o comunque meglio al naturale. Quindi prendiamo i nostri spaghetti, crudi ovviamente, e li mettiamo dentro la padella direttamente così. Sembra strano ragazzi, ma va così. Ci si mette poi la nostra cipolla, mettiamo il nostro aglio, mettiamo un po' di porro, i nostri pomodori, che ripeto ne ho tagliati tanti, quindi li andremo ad utilizzare tutti, chi se ne frega, il nostro tonno, quindi praticamente facciamo i spaghetti col tonno, la nostra passata di pomodoro, il nostro basilico e infine andiamo a salare. Allora, sulla salatura io un po' la metto sulla passata, un po' li metto su gli spaghetti. Questa è una cosa che non è facilissima da capire, la salatura è un po' sul pomodoro, tipo che dovesse accondire. Non esagerate perché eventualmente dopo possiamo sistemare più tardi il sale. Fatto questo, andiamo a coprire con l'acqua, diciamo, la superficie della pasta, perché tanto poi andrà tutto quanto, e andiamo a inserire il nostro timer, quanti sono i minuti di cottura della pasta. Dato che sono 13 minuti, metto il timer per 13 minuti. Da come ha fatto vedere il video, noi non dobbiamo toccare più niente. Adesso io non so l'altro video dove eravamo arrivati, ma vi dico che con l'esperienza che ho fatto in questo piatto, che ne ho fatta tanta, non toccate. Dopo un po' magari dovreste aggiungere un goccino d'acqua, ma veramente non c'è bisogno di toccare. Vi lascio al Mirko del passato, ve voglio bene e... oh, l'allero. Come potete vedere il coperchio fuma,
sta andando, gli ingredienti si stanno mischiando da soli. Io proverò a non toccare niente, cioè ci provo. Fino all'ultimo proverò a non toccare niente. Speriamo bene, vi darò più informazioni più avanti. Ragazzi, sono passati, ragazze, sono passati 10 minuti esatti. Io non ho mai aperto il coperchio, non ho mai girato niente e, come si può vedere, mi sembra che è un po' tutto mischiato, un po' tutto quanto. Il timer manca all'incirca 3-4 minuti. Vado ad aprire insieme a voi, abbassando leggermente. Ok. E andiamo un attimo a girare sta roba. Ripeto, mi sembra che manca un po' d'acqua, eh. Non lo so, ripeto. La pasta sotto si è quasi croccantata. Ehi, pomodorino, dove vai? Ok, secondo me dobbiamo aggiungere altra acqua. Secondo me. A cuocersi si sta cuocendo. L'odore sembra buono. Però io sono abbastanza sicuro che dobbiamo aggiungere altra acqua. Anche quella non è sufficiente. Fatemi assaggiare un attimo. Tanto crudi? No, tanto crudi no. Ma sapete che sembrano buoni? Vi dico la verità? Vado ad aggiungere un altro pochino di acqua. Perché dato che devono terminare la cottura... Ok, rialzo, quindi magari a metà, no, quando mancano 4-5 minuti fate questo passaggio e richiudiamo. Allora, è passato un minuto dopo il tempo di cottura della pasta, damo una mischiata come si deve, e più, cioè nel senso, mo, con la cosa del, comunque sembrerebbero venuti, o no? Cioè sembrerebbero pure avere una bella fascia, adesso devo sentire semplicemente se la cottura va bene, oppure se non va bene, perché ok, lasciarli a dente, ma crudi anche no. No, sono buoni. Procediamo all'impiattamento, che per assurdo vi devo dire che sembrerebbe che ci siamo riusciti. Sembrava una cosa impossibile, ma in realtà probabilmente, io vi dico, non è che sono capace a fare quei impiattamenti alla ristorante Stella Michelin, però la roba mi viene bene. Quindi tanto è un piatto per me, un piatto per Veronica. L'accondimento, allora, come vedete noi di pasta ne mettiamo molta di meno rispetto all'accondimento, ma sempre per una questione di dieta. Non posso mettere tutto l'accondimento perché sennò non si vede più la pasta. Poi ci andiamo a mettere una grattugiata di parmigiano. E ragazzi, e ragazze, secondo me ci siamo. Mi sa che stavolta TikTok non ha mentito. Quello che avete visto è come ho fatto la ricetta. Cioè, proprio i passaggi che avete visto sono stati quelli. Quindi non andate a dire no, ma non è vero. Regà, sembra buona, lo scuoio di tonsilla ci sta. Mi vado a prendere un'olivetta. Vediamo com'è venuta. È buona. È buona. Non è che uno può dire no. Vi devo dire che alla fin dei conti è veloce, vi preparate tutti quanti gli ingredienti prima, sporcate solamente una padella, un coperchio, non dovete mettere a bollire acqua, non dovete fare niente, fate tutto dentro unica. Raga, secondo me ci sta. Ragazzi, ci sta pure il sale. Regolatevi un attimo come ho fatto io. Signorotti, questo video, signorine, questo video super veloce, super simpatico, super un po' così. Michele, per favore mi metti Godzilla da qualche parte qua, dato che fai Godzilla, con Goku, mi lancia una kamehameha su Godzilla. Grazie. Signori, spero che il video vi sia piaciuto.